Gon e Killua si recano all'asta di Southern Peace per procurarsi una copia di Greed Island. Ma piuttosto che cercare di ottenerla direttamente, Gon e Killua pensano di farla acquistare a qualcun altro, e poi di entrare nel gioco al posto dell'acquirente. Dopo un breve scontro con Phaethan e Finks, l'asta per Greed Island ha inizio. Gon e Killua alzano al massimo la loro offerta, ma alla fine vengono superati da Battera. Dopo l'asta, chiedono a Battera e al suo assistente, Zesguerra, se possono partecipare al gioco per lui. Nonostante la loro conoscenza del gioco e del Nen, Zesguerra rifiuta, affermando che la loro abilità nel Nen non è abbastanza. Dice anche che gli utilizzatori di Nen potranno entrare nel gioco solo dopo aver superato un test, che si terrà qualche giorno dopo. Desiderosi di dimostrare che i due si sbagliano, Gon e Killua continuano ad allenarsi. Allo stesso tempo, Phaethan e Finks ottengono una copia di Greed Island rubandola. Kurapika, Melody e il resto dei dipendenti di Light Nostrade lasciano Nuova York. Gon e Killua si recano nella sala d'esame, in cui verranno esaminati i candidati. Killua sfoggia la sua nuova abilità Nen, basata sull'elettricità, mentre Gon mostra la sua abilità Nen del potenziamento, distruggendo un muro, spaventando Zesguerra, che li dichiara entrambi idonei. Dopo aver superato il test, i due festeggiano con Liorio, che successivamente parte per sostenere l'esame di medicina. Gon e Killua si recano quindi alla villa di Battera. Gon è il primo a entrare nel gioco, e per farlo, usa la memory card e l'anello lasciatogli da Jing. Una volta entrato nel gioco, viene accolto da Eta. Questa gli spiega le regole di Greed Island e gli incantesimi Gain e Book. Inoltre, gli spiega l'obiettivo del gioco, raccogliere tutte le 100 carte limitate. Prima che Gon entri nell'area di gioco vera e propria, riceve un messaggio da Jing, in cui gli viene detto che non avrebbe trovato alcun indizio su di lui, ma che voleva solo mostrare il gioco che aveva creato. Successivamente si ritrova in campo aperto, e Killua lo segue subito dopo. Entrambi si sentono osservati, quando all'improvviso appare un uomo con un libro. Utilizza Trace su Killua, per poterlo rintracciare in qualsiasi momento, ma Killua lo spaventa con il suo istinto omicida. Gon e Killua arrivano ad Antokiba, e decidono di partecipare al torneo mensile. Prima, però, devono mangiare. Al ristorante, lo chef dice loro che se consumeranno il pasto in 30 minuti, non dovranno pagare, e riceveranno la carta Galgaida. Completano la sfida, ma scoprono che la carta è inutile. All'improvviso, sentono un'esplosione, e si precipitano fuori. Lì trovano morto Jit, uno dei giocatori ingaggiati da Battera. Gon chiede se l'incantesimo lanciato su Killua possa fare questo, ma un uomo gli assicura che è impossibile. L'uomo si presenta come Nix, il capo di un'alleanza, e invita Gon e Killua a partecipare alla loro riunione. Alla riunione, a Gon e Killua viene offerto un posto nell'alleanza, così come a Puat e a Bengane, due dei giocatori assoldati. Gon rifiuta, di conseguenza, lo fa anche Killua, anche se gli altri due si uniscono. Camminano per la città, ignari del fatto che una bambina li sta pedinando. Arrivano in finale ad un torneo di sasso carta forbice. E Killua vince, guadagnandosi la spada della verità. Poco dopo, vengono attaccati da Motarike, che tenta di rubare una delle loro carte, tramite l'utilizzo di una carta magia furto, ma Gon lo ferma prima che possa utilizzare l'incantesimo. Da questo, imparano che per usare una carta magia, deve essere pronunciato l'incantesimo. Killua decide di andare a Masadora, per comprare le carte incantesimo. Vendono le loro carte Galgaida per una mappa. Il PNG del negozio di Antokiba li informa dei mostri che si trovano fuori città. Invece di avere paura, i ragazzi sono esaltati dalla prospettiva di una sfida. È a questo punto che la loro stalker chiede di unirsi a loro, ma loro rifiutano. Nel frattempo, nel nascondiglio della Brigata Fantasma, Shalnark invita Shizuku e Cortopi a giocare con lui, e i due accettano. Durante il gioco, scoprono che l'abilità di duplicazione di Cortopi non funziona sulle carte incantesimo, e che l'abilità di Shizuku non sempre aspira gli oggetti. Conclude che si trovano effettivamente in un luogo reale, e teorizza che si possa portare via una carta senza dover necessariamente vincere il gioco. Allo stesso tempo, Phaethan e Finks uccidono i giocatori per le carte. Gon e Killua corrono attraverso una foresta, con la ragazza che riesce a tenere il passo in modo impressionante. Vengono affrontati dai ninja, che implorano Gon e Killua, affinché i due
donino tutti i loro soldi per curare un'epidemia che li affligge. I due accettano, e danno anche la loro camicia a un ragazzo malato, ma non ricevono nulla in cambio. Mentre si dirigono verso un canyon, vengono attaccati dai ciclopi. Dopo aver provato e riprovato, Killua scopre che il loro punto debole sono gli occhi. Incontrano una lucertola maculata, che ha come punto debole una macchia, ma non se ne accorgono. Incontrano diverse altre creature, che non riescono ad abbattere a causa della loro mancanza di esperienza e di capacità nel Nen. Mentre ciò accade, la ragazza osserva e commenta, dimostrando di essere esperta, ma viene ignorata dai due ragazzi. Quando Gon e Killua affrontano un mostro corazzato, la ragazza ordina loro di usare il ghio, e scoprono che il mostro è controllato da un timido ratto, che sviene e si trasforma immediatamente in una carta. La ragazza esige che i ragazzi usino il ghio. Gon segue le sue istruzioni mentre Killua si rifiuta. La ragazza si presenta come Biscuit Kruger, una donna con 40 anni di esperienza nel Nen. Dichiara che sarà il loro mentore. Killua e Gon rifiutano Biscuit, spiegando che hanno già un mentore, Wing. Biscuit rivela allora di essere stata il mentore di Wing. Dice che non sopravviveranno nel gioco in solitaria, quando, improvvisamente, avverte una presenza ostile. Fa in modo che i ragazzi si comportino come se avessero litigato con lei, e poi le due parti vanno in direzioni opposte. Quando si sono allontanati a sufficienza, usano lo zetsu e corrono indietro. Il nemico insegue Biscuit, ma viene facilmente sconfitto da lei. Il loro assalitore è Binolt, un cacciatore della Lista Nera, e un criminale ricercato. I ragazzi apprendono che l'obiettivo di Biscuit nel gioco è ottenere il pianeta blu, una gemma rara esclusiva di Grid Island. Gon le chiede di addestrarli al Nen. La ragazza accetta, e inizia facendo combattere i ragazzi contro Binolt, ma con delle regole. Le regole sono che Binolt deve eludere gli attacchi dei ragazzi, per 2 settimane, e poi sarà libero. Altrimenti, se viene messo al tappeto o non riesce a stare in piedi, lei lo ucciderà. Killua tenta di attaccare Binolt mentre quest'ultimo si riprende, ma si difende con le sue forbici, quasi accecando Killua. Anche Gon non riesce a superare le forbici. Killua decide di lanciare molte rocce contro Binolt, per impedirgli di schivare, e se lo facesse, Gon lo attaccherebbe. Pur non riuscendo nell'intento, Biscuit nota che i due hanno un potenziale. Killua sta per attaccare, ma Gon lo ferma, facendo notare che dovrebbero riposare. Continuano a combattere, fino a quando Binolt si arrende, il 10° giorno. È pronto a farsi uccidere da Gon, ma Gon lo ringrazia per l'addestramento. Sorpreso e commosso, Binolt se ne va per costituirsi. In seguito, proseguono verso Masadora, ma Biscuit li obbliga a scavare attraverso le rocce per proseguire. A un certo punto, Gon trova che le rocce siano troppo dure perché la pala sia efficace. Gli viene in mente di far fluire l'aura nella pala, per migliorarla, cosa che Biscuit identifica in seguito come un'applicazione del Ten, ovvero lo Shu. Finalmente raggiungono Masadora, solo che Biscuit ordina loro di tornare al punto di partenza, con grande indignazione. Aveva intenzione di farli allenare al combattimento, sfidando nuovamente le bestie che non erano stati in grado di superare. Entrambi lo fanno e hanno successo. Biscuit inizia quindi l'allenamento dell'aura. Utilizza il Ko, ovvero la concentrazione dell'aura in un punto, sul suo pugno, e fa difendere i ragazzi con il Ken, un uso combinato di Ten e Ren, simile a un Ko, meno concentrato. Gon è sorpreso di scoprire che un pugno lento può avere molta forza. Riesce a utilizzare il Ken, solo per 2 minuti, e Biscuit lo informa che dovrebbe farlo per almeno mezz'ora. Dopo molto allenamento, i ragazzi raggiungono anche questo obiettivo. Il passo successivo è il Ryu, ovvero il movimento controllato dell'aura da applicare alle diverse circostanze. I ragazzi diventano competenti con questa abilità, così Biscuit inizia a fare pratica. Sebbene il loro scambio di colpi inizi lentamente, dopo 2 settimane, diventano molto più veloci. Biscuit inizia quindi un allenamento specifico per ogni categoria. Nel frattempo, l'alleanza di Nyx si è riunita in una grotta. Hanno raccolto 90 carte limitate. Improvvisamente, uno dei membri, Gensuru, si rivela essere il Bomber. Gispa cerca di attaccare Gensuru alle spalle, ma usa il piccolo fiore per fargli saltare in aria il viso. Gensuru spiega poi la sua abilità Nen, e l'unica condizione per il rilascio delle bombe è toccarlo, e dire ho catturato il Bomber. Tuttavia, ricorda loro che può usare piccolo fiore per il corpo a corpo.
Inoltre, mostra le bombe che ha attaccato sui corpi di tutti i presenti, ed inizia il conto alla rovescia. Fa un'offerta. Le loro vite in cambio delle carte limitate. Lascia quindi il gioco, ed entra nella villa di Battera, dove incontra i suoi complici Sub e Bara, e viene affrontato da Puat. Chiede l'anello di Puat, ma rifiuta e Gensuru lo uccide. 12 ore prima della rivelazione, Shalnark, accompagnato dal resto dei membri della Brigata Fantasma, escluso Crollo, era su una nave, affermando di aver trovato la posizione reale di Greed Island. Vengono affrontati da Razor, uno dei creatori del gioco. Egli offre loro una scelta: combattere contro di lui ora, o nel gioco. Finks sceglie il gioco, quindi usa una carta eliminazione per mandarli via, e poi tira una palla da dodgeball e fa esplodere la barca. Gon continua ad esercitarsi, e riesce a creare una sua abilità Nen personale, di tipo potenziamento, chiamata Sasso. Inoltre, desidera imparare anche Forbici, un attacco di trasmutazione, ma Biscuit non è sicura che possa funzionare. Gon spiega poi che Biscuit lo ha aiutato indirettamente a creare la sua abilità Nen, spiegandogli la storia di Sasso Carta Forbici, e che il suo divertimento è stato un fattore determinante. Biscuit è contenta perché le sue emozioni rendono più forte l'abilità Nen. Killua mostra la sua elettricità, spaventando Biscuit, che deduce che Killua deve aver avuto un'infanzia difficile. Decide di far fare ai ragazzi una pausa dall'allenamento, e durante la pausa, Gon si ricorda che presto si terrà l'esame per Hunter. I ragazzi si recano a Masadora, per scoprire come abbandonare il gioco, e viene detto loro che devono usare una carta chiamata Liv, o corrompere o sconfiggere la capitaneria di porto. Si recano dal capitano del porto, e Killua lo sconfigge facilmente, lasciando il gioco per sostenere l'esame di Hunter. Gon e Biscuit si imbattono in Abengane, durante l'allenamento, e vengono a conoscenza di Gensuru, e della maledizione che ha inflitto ai membri dell'alleanza di Nyx. Chiede loro di avvertire tutti coloro che vedono Gensuru, e di vendicare la morte delle sue vittime. Inoltre, sospetta che l'accordo di Gensuru sia solo una montatura. Contemporaneamente, Nyx si incontra con il trio di Bomber. Consegna a Gensuru le carte e implora per la sua vita. Contemporaneamente, altrove, Abengane inizia un rituale di esorcismo, facendo in modo che un verme mangi la bomba dalla sua spalla. Gensuru, Sub e Bara si toccano i pollici, sostenendo che questo disattiverà le bombe. In realtà, la formazione le innesca. Le bombe, ancora in fase di conteggio, esplodono uccidendo tutti i membri dell'alleanza, tranne Abengane e Kuzco. Killua partecipa all'esame per Hunter, sconfiggendo tutti gli altri candidati, e diventando facilmente un Hunter. Ritorna nel gioco, dove viene aggiornato sugli eventi accaduti dopo la sua partenza. Killua dice a Gon di usare Contact, per guardare le persone che hanno incontrato durante il gioco, e notano Crollo Lucifer. Sono completamente confusi da questo fatto, poiché si suppone che Crollo sia incapace di usare il Nen, a causa del suo scontro con Kurapika. Anche la stessa Brigata Fantasma se ne accorge, ridendo del fatto che si tratta di un falso. Dall'ombra esce Hisoka, che rivela di essere lui a usare il nome di Crollo come pseudonimo. Quando Killua informa Kurapika dell'accaduto, Kurapika conferma che Crollo non si è liberato dalla sua catena. Gon viene contattato da Katsule, che in precedenza aveva rubato le carte di Gon, per proporgli uno scambio. I due fanno lo scambio e poi si recano a Dorias, dove Killua usa Risky Dice, per ottenere grosse vincite. Nel frattempo, la squadra di Zesguerra fa un baratto con quella di Gensuru. A loro insaputa, Gensuru ha travestito due giocatori a caso, da Sub e Bara, e al momento dello scambio, i veri Sub e Bara tendono un'imboscata alla squadra di Zesguerra, e rubano tutte le loro carte. Vedendo il livello di minaccia rappresentato da Gensuru, Zesguerra formula un contropiano. Gon e gli altri tornano dagli abitanti del villaggio malati. Gon usa la sua collana del paladino per trasformarli in carte abitanti sani, guadagnando l'alessandrite della fortuna selvaggia. Vengono nuovamente contattati da Katsule, che vuole incontrarli di persona. All'incontro, a cui partecipano diverse altre squadre, parlano dei Bomber, e si scambiano informazioni sulle carte che mancano a Gensuru. Dopo qualche tensione tra Killua e Asta, decidono di allearsi. Si recano a Surabi per trovare la carta, trama della spiaggia, dove un PNG donna, li informa che i pirati hanno preso il controllo e uccideranno chiunque faccia trapelare informazioni sulla trama della spiaggia. Le squadre unite decidono di affrontare i pirati.
Le squadre individuano la base dei pirati in una taverna. Uno dei pirati, Bobobo, si offre di portarli dal suo capo se riusciranno a spingerlo fuori da un cerchio infuocato. Zeo tenta di farlo, ma Bobobo lo sovrasta senza sforzo. Killua prende il sopravvento, usando dell'alcol e dell'elettricità per incendiare il cappello di Bobobo, bruciandogli la testa. Bobobo esce dal cerchio, facendo guadagnare il diritto di vedere il boss, e per Killua, l'odio di Bobobo. Alla base del faro dei pirati, incontrano il boss Razor, che li sfida a diversi incontri sportivi, in cui vince la prima squadra che raggiunge gli 8 punti. Razor promette di lasciare Surabi se la sua squadra perde. Il primo incontro è quello di pugilato, in cui un pugile pirata affronta Montreux, il quale viene facilmente sconfitto dall'abilità Nen dell'avversario, che gli permette di teletrasportare il suo pugno. L'incontro successivo consiste nel giocare a calcio, Biscuit contro il calciatore pirata. Biscuit perde, quindi il terzo incontro è Killua contro Bobobo nel sumo. Killua dà forfait, dando alla squadra di Razor il terzo punto. Questa serie di sconfitte continua, e Gorainu perde la partita di basket, dando a Razor 8 punti e sancendo la sconfitta. Gli altri giocatori se ne vanno, ritenendo che il loro obiettivo sia stato raggiunto. Gon, Biscuit, Killua e Gorainu vanno alla ricerca di giocatori più forti, e decidono di andare a cercare Crollo. Si teletrasportano alla sua posizione, e scoprono che si tratta di Hisoka, che sta facendo il bagno. Mentre Biscuit è infatuata di Hisoka, Gon e Killua gli chiedono quali siano le sue intenzioni. Lui mente, affermando che è lì per trovare Crollo, in realtà, è per trovare un esorcista. Chiede quale sia l'intenzione di Gon, e gli risponde che non ce n'è nessuna. Hisoka consiglia di andare nella città di Aiai per trovare altri partner. Mentre si recano ad Aiai, Biscuit avverte Killua, che Hisoka sta effettivamente mentendo. Killua diventa sempre più sospettoso della testimonianza di Hisoka. Raggiungono Aiai, dove incontrano strani personaggi. Killua coglie la sfumatura e capisce che Hisoka sta cercando un esorcista, e che ha già incontrato gli altri membri della brigata. Lasciano Aiai, e Gon decide di reclutare Zezgerra. Killua usa il raccoglitore di Hisoka, per verificare se conosce o meno i nomi dei membri della brigata. Gon lo usa per chiamare Zezgerra, ma non c'è nessuno dei nomi dei membri della brigata. Gon riesce a fissare un appuntamento con Zezgerra. Si scopre che Hisoka ha usato la sua abilità Nen, per mascherare i nomi dei membri della brigata. Con la squadra di Zezgerra, Gorainu e Hisoka, oltre ad alcuni giocatori a caso, Gon decide di sfidare nuovamente Razor. Dopo una settimana di allenamento, tornano al faro, e sconfiggono facilmente la squadra di Razor negli incontri sportivi. Razor chiede ai suoi compagni di ritirarsi. Bobobo decide di organizzare un ammutinamento, per risolvere la sua vendetta contro Killua. In risposta, Razor usa una palla Nen per fargli saltare la testa. Dopo 4 partite, Razor cambia improvvisamente le regole, e decide che ci sarà una partita di dodgeball, che coinvolgerà tutti i giocatori, e che varrà 8 punti, con 8 giocatori per parte. I giocatori presi a caso, decidono di ritirarsi, dopo aver visto la forza letale di Razor, lasciando Gon con soli 6 giocatori. Quando Gon chiede a Razor il motivo dell'uccisione di Bobobo, questi rivela che Bobobo era un condannato a morte per stupro, omicidio e tortura. In realtà, tutti i pirati sono condannati a morte, e Razor si riserva il diritto di eseguire la loro condanna se gli disobbediscono. Rivela anche che Grid Island è una località del mondo reale. Gon chiede se Jing si trova a Grid Island, ma Razor si limita a dire che Jing gli ha ordinato di non trattenersi contro di lui. Gorainu crea 2 gorilla, per compensare i 2 giocatori mancanti. Dopo aver spiegato le regole, la partita ha inizio. Razor ha inizialmente la meglio, riuscendo a distruggere una scimmia, e a rendere inabile Zezgerra. Hisoka usa la Bungee Gum per attaccare gli avversari, mettendo in guardia Killua dai suoi potenziali vantaggi nel gioco. Hisoka e Killua decidono di eliminare Diavoli, lasciando solo Razor in partita. Prima che l'attacco di Hisoka li colpisca, 2 Diavoli si uniscono per resistere al colpo, riuscendo a riprendere il possesso della palla. La passano a Razor, che la lancia a Gon, il quale usa il Ko per bloccarlo, facendolo volare via, ma rimanendo illeso. Gon è ora eliminato dalla partita. Gorainu lancia la palla a Razor per vendicare la sua scimmia abbattuta. Colpisce Razor, ma uno dei diavoli cattura la palla prima che tocchi terra,
e la rilancia a Gorainu, mettendolo fuori combattimento. Razor lancia la palla contro Killua, ma all'ultimo momento, cambia traiettoria, e si dirige verso Biscuit e Hisoka. Colpisce il vestito di Biscuit, che viene considerato come parte del suo corpo, di conseguenza, è fuori gioco. Hisoka, che è riuscito a entrare in possesso della palla, ha subito danni alle mani. Gon usa Beck per tornare in campo, con l'obiettivo di battere Razor al suo stesso gioco. Fa tenere la palla a Killua mentre la colpisce con la sua abilità Nen, della morra cinese. La forza generata è sufficiente a mandare fuori gioco uno dei diavoli di Razor. Ci riprova, questa volta con maggiore concentrazione, e la punta contro Razor. Questi devia la palla verso il soffitto, e nell'attesa che scenda, Hisoka usa la bungee gun per allontanarla, in modo che Razor sia fuori. Razor usa Beck per rientrare. Zesguerra chiede a Gon di non far tenere più la palla a Killua, che ha le mani gravemente ferite, a causa della sua morra cinese. Killua è irremovibile nel voler rimanere, perché è amico di Gon, e allo stesso modo, Gon ritiene di sentirsi più sicuro quando Killua è presente. Biscuit elimina l'ultimo diavolo del gioco, lasciando da solo Razor. Razor richiama tutti i diavoli, visto che sono eliminati, per massimizzare la sua potenza. Lancia la palla, ma Gon, Killua e Hisoka creano una formazione che permette loro di rientrare in possesso del pallone senza alcuna eliminazione. Gon usa un colpo ancora più forte di prima, impressionando Razor. Il quale, devia la palla, ma stavolta in direzione di Gon, che prima che la palla lo colpisca, cade a terra svenuto per lo sforzo. Nel frattempo, Hisoka usa la bungee gum per prendere la palla e rimandarla verso Razor. La bungee gum fa sì che la palla si attacchi a Razor, spingendolo fuori dal campo. Poiché Razor è ormai fuori, la squadra di Gon vince. Dopo la partita, Gon e Razor discutono, e questi rivela il suo passato con Jing. Ammette di non sapere dove sia Jing. Dopo aver sconfitto Razor, i due escono e tornano dalla donna che li aveva informati dell'invasione dei pirati. La donna consegna loro la carta trama della spiaggia. Hisoka lascia quindi il gruppo. Vengono poi chiamati da Gensuru, che chiede di consegnargli la trama della spiaggia. Ha ucciso i giocatori che prima facevano parte della squadra di Gon. Così, Gon lo sfida a duello, e questi accetta. I Bomber decidono di dare la caccia a Zesguerra, ritenendolo in possesso della trama della spiaggia. Zesguerra accetta di guadagnare tempo, mentre Gon escogita un piano per combattere Gensuru. Egli rimprovera Gon per aver provocato Gensuru in modo impulsivo, facendo notare che Killua sarebbe stato in pericolo se Gensuru avesse accettato la sfida in quel momento. Dopo la partenza, Gon e Killua guariscono, e si allenano con Biscuit. Hisoka e la brigata sorvegliano a Bengane, interessati al suo esorcismo. Hisoka incontra il membro della brigata che lo sostituisce. Zesguerra partecipa a vari scontri con Gensuru, utilizzando una strategia mordi e fuggi per tenerlo occupato. A sua volta, Gensuru diventa molto più aggressivo nei confronti degli altri giocatori, costringendoli a raccogliere carte per lui. Gorainu controlla a distanza le azioni di Gensuru, informando il gruppo che il Sub e il Bara che sono con Gensuru, sono dei falsi. Dopo che la squadra di Zesguerra ha usato l'ultima carta a Company, tornano alla villa di Battera. Lì non trovano nessuno, tranne Sabatsushi, che dice loro che tutti i dipendenti di Battera se ne sono andati. Zesguerra trova Battera, visibilmente scosso, e chiede spiegazioni. Battera racconta la storia della sua amata, che era in gravi condizioni dopo un grave incidente. L'unica cosa che poteva guarirla era la carta Soffio d'Angelo. Tuttavia, ora è morta, e non ha più senso che loro giochino a Grid Island. Gon si allena nella tecnica dell'emissione, per preparare una nuova abilità Nen, mentre Killua elabora un piano per sconfiggere Gensuru. Gorainu informa la squadra di Gon, che Zesguerra ha lasciato definitivamente il gioco, il che significa che i Bomber rivolgeranno la loro attenzione verso di loro. Il gruppo si prepara, deciso a seguire il piano di Killua. I Bomber arrivano, chiedendo le carte. Il gruppo di Gon finge di essere impreparato, e rifiuta tutte le richieste di Gensuru. Gensuru si spazientisce, e il gruppo di Gon fugge con Accompany. Diventa un gioco del gatto e del topo, finché non raggiungono Masadora, dopo aver esaurito tutte le carte a Company. Come da piano, attirano il gruppo di Gensuru in una foresta, dove Biscuit e Killua lasciano Gon per dividere i Bomber. Biscuit porta Bara su una spiaggia, dove i due duellano.
Biscuit, all'inizio, sembra essere svantaggiata a causa della sua corporatura più piccola. Tuttavia, rivela la sua vera forma, una donna grande e muscolosa, e mette al tappeto Bara con un solo pugno. Killua porta Sub in un campo, dove usa i suoi yo-yo di metallo e l'elettricità per immobilizzarlo e sconfiggerlo. Gon e Genzuru si scontrano, e Genzuru ha la meglio. Genzuru si rifiuta di usare la sua abilità Nen, cosa che indispettisce l'orgoglioso Gon, che decide di agire in modo indipendente e di far sì che l'abilità Nen di Genzuru gli si ritorca contro, nonostante il rischio che ciò comporta. Vedendo che Gon non si sarebbe mai tirato indietro, Genzuru decide di sopraffarlo mentalmente usando la sua abilità Nen. Tenta di usare il piccolo fiore sulla mano di Gon, ma Gon si difende adeguatamente. Tenta di nuovo la stessa mossa, ma questa volta colpisce lo stomaco non protetto di Gon. La sequenza si ripete, con Gon che riesce a difendersi, grazie agli insegnamenti di Biscuit, e al fatto che Genzuru non userebbe il Gyo, se avesse intenzione di attaccare altrove. Vedendo che Gon ne è consapevole, Genzuru usa il piccolo fiore con entrambe le mani. Nonostante l'avvertimento di Biscuit di attenersi al piano, Gon continua, e Genzuru gli afferra entrambe le mani, aspettandosi che Gon ne difenda una, lasciando che l'altra venga distrutta. Tuttavia, Gon sacrifica una mano e protegge in qualche modo l'altra, usando l'aura rimasta nella gamba per dare un calcio al mento non protetto di Genzuru. Genzuru ne approfitta per attirare Gon vicino a sé, e gli schiaccia la gola. Gon usa una carta che si trasforma in benzina per impregnare Genzuru, rendendo piccolo fiore inutilizzabile. Genzuru si prepara a usare conto alla rovescia su Gon, ma questi usa la morra cinese colpendo il terreno. Questo rivela una fossa in cui Genzuru cade. Gon evoca una grande roccia che cade su Genzuru. Genzuru la evita, entrando in un cunicolo, ma, al suo interno, c'è Gon ad aspettarlo. Ormai bloccato nel cunicolo, Genzuru diventa un bersaglio facile per la morra cinese di Gon, che lo colpisce con successo, mettendolo al tappeto. I bomber vengono trattenuti e consegnano le loro carte a Gon. Biscuit usa il soffio dell'angelo per guarire Gon, e poi cura Bara e Genzuru. Gorainu arriva, e disapprova la guarigione di Genzuru, ma la squadra di Gon si giustifica. Gorainu dà loro tutte le sue carte. La squadra di Gon ha ottenuto 99 carte, ma ne rimane una la numero 0. Per determinare chi la otterrà, si svolge un quiz con domande su dettagli relativi alle carte. Gon è quello che ottiene il maggior numero di risposte corrette, ottenendo così l'ultima carta. Due giocatori cercano di rubare la carta di Gon, ma vengono facilmente sconfitti. Killua usa Drift per andare a Limeiro, la città dove si trova il castello, e poi usa Company per portare con sé Gon e Biscuit. Durante questa fase, a Bengane tocca a Genzuru per liberarsi dalla bomba che gli aveva innestato. In seguito, lo si vede essere scortato a crollo da Hisoka. Gon entra nel castello, dove incontra due creatori del gioco, List e Duan. Si presentano, parlano del gioco e della natura del suo nome, oltre che di Jing. Duan dà a Gon un supporto a 3 slot, che gli permette di portare 3 carte limitate nella realtà. Si svolge una parata per celebrare il primo completamento di Grid Island. Gon, Killua e Biscuit discutono su quali carte portare nella realtà. Biscuit ha messo gli occhi su Pianeta Blu, mentre Gon e Killua pensano alle altre 2 carte. Alla fine, Gon prende Pianeta Blu, collana del paladino e trama di spiaggia. Con ciò, i 3 lasciano Grid Island. Biscuit usa Gain su Pianeta Blu, materializzandolo. Gon usa Gain sulla collana del paladino, e poi la usa per trasformare trama di spiaggia in A Company, avendo trasformato in precedenza una carta A Company in trama di spiaggia. Gon rivela che quando è entrato nel gioco, sul suo libro, nella sezione della rubrica, c'era un solo nome, Nig. Ha capito che Nig era probabilmente l'anagramma di Jing, ed ha spiegato che forse, Jing, lo ha portato su Grid Island, quando era ancora un neonato. Gon e Killua salutano Biscuit, e usa A Company per portare Killua e se stesso da Nig. Finiscono in una foresta nebbiosa, dove vedono una figura che sembra essere Jing. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, e cliccate sulla campanellina.